Umbria, cuore dell'Italia che incide i sentieri. Cuore verde di una natura trasformata giorno dopo giorno dal lavoro umano. Terra benedetta da donne e uomini santi e rivoluzionari. Terra silenziosa e accogliente, percorsa da misteriose antiche civiltà. Città della Pieve domina la Val di Chiana con i resti del grande lago bonificato solo nel 1700 e qui si incontra con la Toscana. Edificata più volte su un poggio da cui il Perugino affrescava i suoi orizzonti, è costruita coi ciottoli dell'antico fiume che qui sfociava nel mare e con i mattoni d'argilla cotti nelle sue fornaci. In questo luogo, dalle energie speciali, nasce e si sviluppa, a partire dal 1981, la comunità di psicosintesi, divenuta nel 1995 comunità di etica vivente. Sorgerà nell'Italia centrale, su un'altura che domina i dintorni. Le nobili linee della semplice costruzione, ispirate allo stile toscano, daranno un senso di riposante elevazione spirituale. È pensata quale chiostro moderno, ove uomini di varia confessione possono benevolmente incontrarsi e cercare di riconquistare il proprio equilibrio e la fede nelle proprie forze e nella vita. Così Roberto Assaggioli, il fondatore della psicosintesi, profetizza la nascita di una comunità in cui sperimentare gli insegnamenti del futuro per una vita nuova. Sergio Bartoli, discepolo di Assaggioli, ne raccoglie la visione, riunendo attorno a sé 12 amici che condividono con lui i valori e metodi della psicosintesi. Il gruppo dei fondatori realizza il compito di costruire il nucleo della comunità, in cui sperimentare modelli e ritmi di vita sulle leggi e i principi della nuova era. Si parte dal casale Pian di Mattone, ribattezzato Poggio del Fuoco, dedicato in particolare alla meditazione creativa di Assaggioli, praticata oggi in varie parti del mondo. 12 fiammelle, unite in un unico fuoco, come i 12 soci fondatori, diventano il simbolo della comunità. La comunità attuale è una rete di strutture sparsa su un territorio collinare esteso per 25 chilometri. Poggio del Fuoco, aperto dal 1984, centro di meditazione creativa. Aula della Cultura, manifesta la scienza dei giusti rapporti in architettura, dando vita a un centro congressi per la diffusione di una nuova cultura. Accoglie seminari, eventi, convegni, mostre, concerti, performance teatrali. Valle del Sole è il primo dei villaggi residenziali della comunità, affacciata sulla Val di Chiana in posizione protetta. Costituita da due complessi rurali restaurati, accoglie in sé anche San Michele, il centro dedicato a sviluppare rette relazioni umane attraverso seminari ed esperienze guidati dalla psicosintesi e dalla psicoenergetica. Urusvati, collegato a Valle del Sole,
è il centro dedicato all'educazione dei bambini e dei giovani. Vi si svolgono soggiorni estivi di crescita e sviluppo della coscienza e dei talenti, di cui la spirale è il simbolo. Igeia, la sua nota principale è quella della guarigione. Ultimo nato è il villaggio Il Granaio, un insediamento innovativo di edilizia ecosostenibile. Ospita il centro Welcome, la porta per i visitatori della comunità. Sorgerà al suo fianco un agriturismo spirituale, destinato ad accogliere giovani e volontari da tutto il mondo. Lo studio degli insegnamenti spirituali dell'Agni Yoga, chiamato anche etica vivente, si è aggiunto negli anni alla psicosintesi. Accendere il fuoco dell'energia psichica che è in ogni essere umano e applicare alla vita quotidiana i valori e i principi dell'etica: bellezza, azione, lavoro, cooperazione. È ciò che la comunità sta sperimentando in ogni campo. Dei pilastri invisibili su cui la comunità ha costruito i propri percorsi educativi fanno parte anche quelli che Alice Bailey definisce le leggi e i principi del nuovo mondo, su cui si basa l'insegnamento della meditazione creativa. Legge dei retti rapporti e principio di buona volontà. Legge dell'attività di gruppo e principio di unanimità. Legge dell'avvicinamento spirituale e principio della divinità essenziale. Studio, meditazione, servizio. I tre cardini su cui si fonda tutta la vita della comunità. Dallo studio sono nati i percorsi formativi e le scuole. Dall'educazione all'architettura, dall'economia alla guarigione, dalla psicologia alla meditazione, dalla scienza all'astrologia e a vari altri ambiti della cultura. La meditazione viene usata come azione interiore che precede ogni azione esterna e da questa sua applicazione deriva il nome di meditazione creativa, nota essenziale della comunità che partecipa alla sua diffusione nel mondo. Il servizio, offerto volontariamente da molti soci, rappresenta il lievito della comunità e permette di mantenerne la vasta struttura fisica e di sostenerne le numerose attività. Il pittore russo Nikolaj Rerich, uno dei padri dell'etica vivente, ha indicato il simbolo della bandiera della pace per la nascita di una nuova cultura e civiltà, composta da un armonico sviluppo della scienza, delle arti e dei retti rapporti politici e spirituali. La comunità condivide e diffonde questi potenti strumenti evolutivi attraverso ricerca e divulgazione scientifica e promozione di manifestazioni artistiche, favorendo soprattutto giovani talenti. Oggi la comunità è inserita in una rete di contatti con molti gruppi e comunità sparsi nel mondo,
con cui condivide valori e obiettivi. Tra questi, Auroville in India, Findhorn in Scozia, e Meditation Mount in California. Un momento speciale nella storia della comunità è stata l'acquisizione di Crookety, la casa ai piedi dell'Himalaya in cui abitò e morì Elena Rerik, la madre dell'Agni Yoga, e che oggi è un centro aperto a visitatori e collaboratori di tutto il mondo. Inoltre la comunità si sta aprendo e attrezzando sempre di più per attrarre e ricevere persone interessate alle sue attività, al suo proposito e ai valori che cerca di manifestare in tutte le iniziative. Nei nostri primi 35 anni di vita abbiamo anche sperimentato come il lavoro di gruppo favorisca la comprensione del valore della cooperazione e caratterizzi il modo di operare della comunità. Tutta la sua organizzazione interna, piramidale, è basata sull'attività di gruppo, in cui ogni coscienza individuale può crescere, assumendo sempre maggiori responsabilità, lavorando per il bene comune. Associazioni dedicate e imprese etiche stanno fiorendo attorno al cuore della comunità, come Qualiterme, un laboratorio artigianale che si occupa della ricerca, produzione, distribuzione e vendita di prodotti fitoterapici e fitocosmetici di altissima qualità. L'impegno della comunità, oggi, è quello di sperimentare e applicare quanto imparato nella formazione, basata sugli insegnamenti dell'antica saggezza, nei vari campi di conoscenza e nella vita quotidiana, con la consapevolezza di essere un esperimento di vita, coscienza e co-creazione di gruppo in continuo divenire, e per attrarre chi è alla ricerca di comprendere e rinnovare la propria vita e quella del pianeta.